Possiamo dire che la lingua è un dialetto che ha fatto carriera, insomma. Sì, senz'altro. La lingua è un dialetto che ha fatto carriera. Peccato che il nostro dialetto non è mai partito. Perché io sentivo il dialetto e quando si pensa al dialetto, di solito si pensa alla grammatica, si pensa alle regole, si pensa alle parole, ai proverbi. Invece bisogna andare a fondo e pensare che dietro le parole ci sono delle persone e dietro le persone c'è un'anima. L'anima nel caso nostro è spina. Noi non siamo un'appendice del dialetto napoletano, noi siamo un'altra lingua. È perso per sempre, diciamo così, quella comunità, quel popolo che si fa scippare o dimentica, il dialetto. Da un lato sicuramente è così, ha ragione perché comunque il dialetto è la lingua dell'anima, però non dobbiamo essere, secondo me, pessimisti da questo punto di vista, perché il dialetto ha una forza, di conservazione tale che, appunto difficilmente può essere, così sradicato. Il fatto è semplicemente che come qualsiasi lingua anche il dialetto cambia, si modifica. E quindi il dialetto di 50 anni fa non è il dialetto di oggi, ma basta andare, non so, all'ufficio postale o a un supermercato, oppure fare la fila in qualsiasi posto o su un autobus di qualsiasi zona d'Italia, non solo in un nostro paese, e si scopre come molti continuano a parlare dialetto, magari contaminato con l'inglese, contaminato con la lingua televisiva, con la lingua di internet, con l'italiano, quindi il dialetto non è che rischia di scomparire, sostanzialmente come tutte le lingue ha una sua evoluzione.